consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia coscienza. Perfetto, si segue pure. Grazie. Nome e cognome, data di nascita. Sono Antonino Di Matteo e sono nato a Palermo il 26 aprile del 1961. Ovviamente non le chiedo dove abita, dove risiede, dove è domicilia. Nella vita devo chiederle cosa fa, nella vita anche se lo so benissimo. Sono un magistrato, attualmente dal 9 ottobre del 2019 sono membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi lei è subentrato? Sì, sono stato eletto in esito alle elezioni suppletive dell'ottobre del 2019. Perfetto, parola ai signori pubblici ministeri. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, quindi lei è consigliere del CSM, ha detto dall'ottobre del 2019, quindi immagino che conosca i consiglieri Davigo e il consigliere Ardita. Volevo chiederle, ma di riferire ecco, al Tribunale, com'erano per quanto a sua conoscenza i rapporti tra il consigliere Davigo e il consigliere Ardita e quale fu l'evoluzione di questi rapporti nel tempo, fino ecco, al pensionamento poi del consigliere Davigo? Sì, io conoscevo da tempo e avevo un rapporto più stretto con il consigliere Ardita, che è del mio concorso. Siamo entrati con il decreto ministeriale del 1 agosto 1991, quindi lo avevo conosciuto e frequentato durante il periodo del tirocinio, anche se io lo facevo a Palermo e lui a Catania. E poi, anche se non abbiamo mai lavorato insieme, di tanto in tanto ci sentivamo, ci vedevamo, non molto, ma si era comunque consolidato un buon rapporto di amicizia. E invece, sostanzialmente, con il consigliere Davigo non avevo, fino al momento della mia elezione, particolari rapporti, nel senso che ci eravamo incontrati forse due o tre volte in occasione di convegni o dibattiti. E devo dire che anche per quanto riguarda, e poi un'altra volta perché aveva reso informazioni al PM di Palermo, che in quel caso ero io insieme ad un altro collega, nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, sulla trattativa Stato-mafia senza cosiddetta. E volevo dire anche questo, quando sono stato convinto a presentare la mia candidatura alle elezioni suppletive, l'ho fatto su richiesta, su sollecitazione, su proposta del dottor Ardita. Io specificai subito che comunque, dopo un periodo di qualche giorno di riflessione, che avrei accettato, ma specificando subito, cosa che ho ribadito poi in tutta la campagna elettorale, che non mi sarei iscritto al gruppo di Autonomia e Indipendenza, non perché avessi qualcosa contro quel gruppo, ma proprio perché volevo, diciamo, mantenere la mia estraneità dal mondo, diciamo, dei gruppi organizzati, delle correnti. E devo dire che durante la campagna elettorale io non ho visto il dottor Davigo, non ho nemmeno ricevuto una telefonata, non ha mai partecipato ad un incontro, quindi io poi sostanzialmente l'ho conosciuto, meglio, lo conoscevo per quei rapporti saltuari nell'ottobre del 2019, quando sono stato eletto in consiglio. Ma venne eletto come indipendente sostanzialmente? Sì, 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 sì. Cioè, non senza appartenere ad alcuna lista? Sì, sono stato eletto come indipendente senza appartenere ad alcuna lista, però la proposta mi era stata fatta dal dottor Ardita, che apparteneva ad Autonomia e Indipendenza, e credo che molti appartenenti ad Autonomia e Indipendenza mi abbiano votato, abbiano sostenuto la mia candidatura. Col dottor Davigo invece non avevo avuto nessun tipo di rapporto, neppure di telefonico, comunque poco significativo. E poi quando sono subentrato nell'ottobre del 2019, ho notato, ma questo già mi era noto perché me lo aveva detto il dottor Ardita, ma poi lo vedevo, lo constatavo anche dalla lettura dei giornali, che il rapporto tra il dottor Davigo e il dottor Ardita fosse molto buono, direi ottimo. Assolutamente constatai quello che già prevedevo.
Lo constatai anche perché devo dire che pur mantenendo la mia posizione di indipendente, mi era capitato diverse volte su proposta, richiesta, invito sia del dottor Ardita che del dottor Davigo, ma anche degli altri consiglieri Pepe e Marra, di partecipare non sempre, ma a qualche riunione del gruppo, soprattutto quando si discuteva delle posizioni che quel gruppo voleva assumere in relazione a procedure concorsuali di trattazione della quinta commissione, di cui il consigliere Davigo era componente. Quindi mi è capitato, non partecipavo assiduamente, ma mi è capitato di partecipare ad alcune riunioni. Questo rapporto tra il, per quello che mi risultava, ma credo di non sbagliare perché comunque passavamo la giornata in consiglio, tra il consigliere Ardita e il consigliere Davigo è rimasto ottimo, almeno fino a poco tempo prima di una discussione che era relativa alla procedura concorsuale per la nomina del procuratore della Repubblica di Roma. Nomina che poi ho controllato le date, ma ricordo tutto perfettamente, avvenne in plenum il 4 marzo del 2020 in favore del dottor Prestipino. Prima si verificarono degli episodi, in particolare una riunione alla quale io partecipai perché ero stato invitato, nel corso della quale ci fu una, un eccesso di verbio, ma devo dire, poi lo spiegherò, più che un diverbio, una aggressione vera e propria verbale del dottor Davigo nei confronti del dottor Ardita, alla quale poi, se lei me lo chiederà, spiegherò i dettagli. Sostanzialmente assistetti e devo dire reagì istintivamente. Sì, io reagì. Era esattamente la domanda che le avrei fatto, quella appunto di riferire, ecco, brevemente, perché devo dire che questa circostanza è già emersa nel corso del dibattimento, quello che è successo, quello che avvenne nel corso di questa riunione. Allora, la premessa è che era più volte capitato di parlare tra noi consiglieri, in particolare con questo gruppo di consiglieri, della procedura concorsuale per la nomina del procuratore di Roma. Procedura che già aveva causato poi tutte quelle vicende che sono compendiate, diciamo, nella famosa vicenda dell'Hotel Champagne. E devo dire che io ero spesso consultato anche perché sostanzialmente avevo avuto occasione, per la mia esperienza professionale sia a Palermo che alla Procura Nazionale Antimafia, di avere ripetuti contatti con tutti praticamente i candidati a quel ruolo in quel momento. E si era, diciamo, da parte mia in queste discussioni si era più volte prospettata la mia idea di votare per un candidato diverso da quello che nel frattempo era stato votato in commissione dal dottor Davigo, dal consigliere Davigo, cioè il dottor Prestipino. Ma questo non per un problema di disistima nei confronti del dottor Prestipino, ma perché non ritenevo che avesse titoli, diciamo, paragonabili a quelli di altri candidati. E comunque il discorso rimase così un po' in aria, nel senso che comunque ricordo che anche da parte degli altri consiglieri, non solo Ardita ma anche Marra e Pepe, ci fu una manifestazione, almeno a me manifestarono la loro sorpresa e la loro non condivisione della proposta che in commissione aveva fatto il consigliere Davigo. Tanto che più volte parlando con loro, in particolare con Marra, con il consigliere Marra e la consigliera Pepe, mi dissero che loro non avrebbero votato per il
dottor Prestipino, e avrebbero cercato in tutti i modi di convincere lo stesso consigliere Davigo a tornare in qualche modo sui suoi passi, o votando per un altro candidato, oppure chiedendo poi il ritorno in commissione anche per valutare la possibilità di continuare, diciamo, a sostenere, come in un primo momento io ancora non c'ero, il gruppo di autonomia e indipendenza aveva sostenuto la candidatura del dottor Viola. E si verificò un episodio, una riunione che credo di poter collocare pochi giorni prima rispetto al plenum del 4 marzo. Non so se due giorni prima o tra i 15 giorni e i due giorni prima, non glielo so specificare. E quella riunione per me ebbe un andamento veramente sorprendente, direi quasi scioccante, perché intanto la riunione si aprì con, intanto devo dire che erano presenti, oltre al consigliere Davigo e al consigliere Ardita, eravamo nell'ufficio del consigliere Davigo, anche la consigliera Ilaria Pepe, e poi era presente anche un collega che si chiama Alessandro Pepe, era un ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che io sapevo essere a sua volta un componente del gruppo di autonomia e indipendenza. Io sinceramente rimasi un po' sorpreso della sua presenza, ma poiché nessuno diceva nulla, anzi avevano iniziato a parlare anche di altre cose con Alessandro Pepe, con il dottor Alessandro Pepe, io non osservai nulla. La riunione si aprì in questo modo: la consigliera Pepe stigmatizzò il fatto che su alcuni giornali, ma cosa che molto spesso avviene per le nomine importanti, erano stati pubblicati degli articoli con la previsione sui voti che avrebbero espresso i singoli consiglieri. E in questi articoli era stato pubblicato, mi pare, dalla cronista del Fatto Quotidiano, il fatto, la notizia, la previsione, che era data come previsione, che nel gruppo di autonomia e indipendenza ci sarebbe stata una spaccatura e che almeno due consiglieri, di cui si faceva il nome, la cronista metteva anche me, quindi Di Matteo e Ardita, non avrebbero votato per il dottor Prestipino. A me sembrò che in quel momento il problema non fosse questo, cioè che si guardasse, diciamo, ad un aspetto poco rilevante, cioè la pubblicazione delle previsioni sul giornale dei voti. E invece disse: andiamo alla sostanza delle cose. Il dottor Davigo chiese effettivamente se quelle notizie, quelle previsioni corrispondessero alla realtà dei fatti, e sia io che il dottor Ardita dicemmo che era nostra intenzione al plenum votare per un altro dei candidati proposti, il dottor Creazzo, all'epoca procuratore della Repubblica di Firenze. A questo punto il consigliere Davigo, con una impressionante veemenza, alzando la voce in maniera tale che di fatto queste parole, devo dire, queste grida erano assolutamente, penso, udibili, almeno nella stanza adiacente, nel salottino antistante, comunque alzando la voce con una veemenza che non dimenticherò mai, e disse subito, rivolgendosi ad Ardita: se tu non voti Prestipino, automaticamente sei fuori dal gruppo. E questo lo ripeté gridando almeno due o tre volte. E il dottor Ardita, devo dire, mantenne la calma, cioè reagì parlando pacatamente, dicendo: ma perché sono fuori dal gruppo? Il consigliere Davigo incalzò, sempre gridando, dicendo: se tu non voti Prestipino,
stai con quelli dell'Hotel Champagne. Il che a me sembrava, poi magari spiegherò anche perché, una enormità proprio assolutamente risibile. Lo spiego subito? No, non ce lo spieghi. No, no, per dei dati di fatto, però, Presidente, sì, però, non per... Sì, ma non ce lo spieghi, capiamo, va bene l'enormità, va bene, ci contendiamo dell'enormità, anche perché non è un evento che richiede strettamente il nostro processo. Ecco. Come volete. Comunque abbiamo capito cosa vuol dire, per carità. No, volevo semplicemente dire che a quel tempo era già nota la trascrizione dell'ambientale all'Hotel Champagne, in cui casomai quei soggetti, alcuni di quei soggetti dicevano che Ardita era un talebano, che bisognava fermare Ardita perché Ardita voleva sentire l'esponente, il magistrato Fava, che aveva parlato delle sue vicende di un'indagine in cui lui voleva arrestare Amara, e in cui altri componenti, tra cui lo stesso Ferri, dicevano che appunto Ardita era bravo, ma era un talebano, che era perfino andato contro Tinebra. Quindi sentire dire che un consigliere Davigo diceva ad Ardita tu stai con quelli dell'Hotel Champagne, a me sorprese molto, e sorprese anche il dottor Ardita, che disse ma che cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Quelli, tra l'altro, ha detto, si sono tutti dimessi, che cosa stai dicendo? Il dottor Davigo a quel punto, sempre con questo tono molto molto aggressivo, disse tu mi nascondi qualcosa, rivolto ad Ardita, più volte. Ardita diceva io ti invito a dirmi a che cosa ti stai riferendo. Davigo insisteva, tu mi nascondi qualcosa, sempre con un fare molto aggressivo. E devo dire, Presidente, che a quel punto, mentre Ardita reagiva pacatamente, invitando il dottor Davigo a dire a che cosa alludesse, e il dottor Davigo, ricordo, disse, poi te lo spiego separatamente, e dottor Ardita disse no, spiegalo davanti a tutti, ti consento di dirlo davanti a tutti quello che hai da dire, no, te lo dico separatamente. A quel punto io intervenni, è stata una reazione, diciamo, istintiva, quindi prendetela per quello che fu, ma fu una reazione di indignazione. A mia volta alzai la voce, devo dire la verità, e dissi come prima cosa che quello che stava accadendo mi faceva pensare che quel gruppo fosse peggio degli altri, perché non si rispettava, in quel momento mi sembrava che da parte di quello che era riconosciuto assieme al dottor Ardita, il fondatore del gruppo, non si rispettasse la libertà, tra virgolette, dei singoli consiglieri di votare secondo coscienza. E poi dissi anche una frase che mi venne spontanea, non è una frase che non, forse non l'ho nemmeno ripetuta quando sono stato sentito dal procuratore di Brescia, il dottor Prete. Io dissi, tanto mi sembrava aggressivo il dottor Davigo, la violenza verbale nei confronti del dottor Ardita, che si palesava a mio avviso in una minaccia, tu sei fuori dal gruppo, tu mi nascondi qualcosa, tu sei come quelli dell'Hotel Champagne. Io reagì in maniera istintiva e dissi, senti, io non mi sono fatto nemmeno condizionare dalle minacce di morte di dottor Riina, tantomeno mi faccio condizionare dalle tue minacce. E questo è quello che mi venne in quel momento, non è che... Ma non era lei la persona minacciata? Non è, tant'è vero che subito dopo, non ero io la persona minacciata, ma mi dava intanto molto fastidio vivere una minaccia che a mio avviso non aveva nessun tipo di giustificazione, e continuo a dire che non aveva nessun tipo e non ha nessun tipo di giustificazione, nei confronti di un altro consigliere che è anche un mio amico. Quindi ho reagito così. A quel punto il consigliere Davigo disse no, ma il problema non è il tuo, perché tu sei già esterno al gruppo.
Il problema è di Ardita, che appunto se non vota Prestipino è fuori dal gruppo. Poi la riunione si chiuse con evidente imbarazzo di tutti, si sciolse praticamente subito in questo clima di fuoco che si è restaurato attraverso questa dinamica che le ho spiegato, Presidente, signor Pubblico Ministero. Pochi giorni dopo, comunque, dissi al dottor Ardita, chiesi al dottor Ardita se in qualche modo fosse tornato sull'argomento soprattutto, non più tanto nomina del procuratore di Roma, ma quello che era successo nella riunione con il dottor Davigo, e lui mi disse che lo aveva incrociato nella saletta antistante i loro due uffici, lo aveva salutato, ma il consigliere Davigo non aveva risposto al saluto. Senta, lei aveva notato se già prima di quella riunione c'era una qualche tensione tra i due, o fu una cosa inaspettata quell'attacco di Davigo ad Ardita nel corso di quella riunione? No, per me fu del tutto inaspettato, perché io vedevo che i due colleghi consiglieri si frequentavano, qualche volta siamo andati nella pausa pranzo anche insieme tutte e tre, sapevo che loro si frequentavano anche in altre occasioni, adesso credo di ricordare anche che ogni tanto avevano qualche presentazione di un libro che avevano scritto insieme. Cioè mai da parte, né da parte del dottor Davigo mi era stata prospettata qualsiasi eventualità di un dissidio, una disistima tra loro, ma nemmeno da parte del dottor Ardita, con cui pure avevo ottimi rapporti. Senta, veniamo un po' ai verbali sulla cosiddetta loggia Ungheria. Lei quando e come ne viene a conoscenza? Allora, io nel pomeriggio del 18 febbraio del 2021 esamino la posta che il mio assistente al CSM mi aveva messo sulla scrivania. Ho notato che c'era una busta chiusa, indirizzata a me, è pervenuta tramite spedizione postale, con la dicitura riservata personale. L'ho aperta, all'interno c'era anche un'altra busta più piccola, di colore diverso, mi pare che quella all'interno fosse bianca. Comunque il contenuto, mentre quella esterna era color giallino. Il contenuto di questo plico che mi era stato in tal modo recapitato era questo: c'era una stampa in Word di un verbale o pseudotale, perché era privo di diciamo di sottoscrizione, quindi ed era una stampa in Word con era un verbale apparentemente reso dal dichiarante Amara il 4 dicembre del 2019 ai PM di Milano, Pedio e Storari. E per restare al verbale, o quello che io ritenevo essere un verbale, ma ripeto, non essendoci le firme, non essendoci nemmeno tutte le pagine, era una stampata da computer. Vedevo che c'erano riferimenti a molti personaggi, c'era il riferimento per una questione di una consulenza attribuita secondo Amara con un intervento illecito anche da parte dello stesso Amara al presidente del Consiglio Conte, almeno era stato presidente del Consiglio fino a pochi giorni prima, e c'erano i riferimenti poi ad una asserita loggia massonica denominata Ungheria, e c'erano riferimenti come aderenti a questa loggia. Quelli che mi colpirono subito furono i nomi dell'ex comandante generale dell'Arma dei Carabinieri del 7, del comandante generale
in quel momento in carica, credo che sia anche l'attuale generale Zafarana, e poi soprattutto del consigliere Ardita. Io poi prima completo sul contenuto del plico. Il plico poi conteneva anche nella busta più piccola un documento anonimo, dattiloscritto con qualche appunto manoscritto a margine. Nel dattiloscritto sostanzialmente si diceva: ti vogliamo mettere in guardia per vedere chi frequenti, quindi immaginavo che il riferimento fosse al consigliere Ardita, cioè immaginavo, era chiaro, perché io non frequentavo nessuno degli altri personaggi menzionati. Poi c'era scritto il procuratore generale della Cassazione e soprattutto il procuratore Greco stanno insabbiando tutto, ma seguiranno altre cose sul procuratore Greco. Questo, una frase del genere, ma sul procuratore Greco torneremo ancora, seguiranno altre cose. Invece, andando se mi consente, quando lessi il riferimento al dottor Ardita, le ripeto, non perché mi legavano e mi legano soli rapporti di stima e anche di amicizia con lo stesso, ma per quello che avevo letto mi sembravano accuse palesemente calunniose, addirittura risibili, e come tali individuabili da chiunque avesse un minimo conosciuto la storia del dottor Ardita. Perché? Che cosa c'era scritto in quel verbale? In quel verbale c'era scritto che questo Amara avrebbe avuto presentato come aderente alla loggia massonica Ungheria il consigliere Ardita nel 2006-2007 dal dottor Tinebra, che glielo presentò come suo uomo di fiducia. In quel verbale Amara diceva che nel 2006-2007 Ardita era sostituto procuratore a Catania. Il consigliere Ardita dal 2000 o 2001 era direttore generale dell'ufficio detenuti e trattamenti del DAP, quindi da almeno 6 anni svolgeva un ruolo e ricopriva un incarico completamente diverso. Ma ancora di più, mi sembrò risibile il fatto che il dottor Ardita veniva indicato come nel 2006-2007 uomo di fiducia del dottor Tinebra. Perché mi sembrò risibile? Perché il dottor Ardita era nel nostro ambiente, soprattutto dell'antimafia, ma direi dei pubblici ministeri, era stato come funzionario del DAP il funzionario che nel 2004 si era opposto e poi aveva fatto scoppiare, diciamo, il caso, poi vi spiegherò come, presidente, alla stipula di un protocollo segreto tra esponenti del DAP e esponenti dei servizi di sicurezza del SISD, che avrebbe consentito, il cosiddetto protocollo farfalla, a questi ultimi di entrare nelle carceri a fare dei colloqui investigativi sostanzialmente con detenuti di mafia che man mano loro potevano indicare, senza passare da un'autorizzazione di nessun magistrato. Cosiddetto protocollo farfalla. Quella vicenda era stata, innanzitutto non aveva visto la partecipazione del dottor Ardita, erano altri funzionari del DAP, dottor Tinebra, il capo del DAP, e un altro funzionario, il dottor Leopardi, che avevano stipulato questa bozza di protocollo, che era poi stata pure recuperata, con gli allora esponenti del SISD, generale Mori e credo generale colonnello Obino. Il dottor Ardita si era opposto, cioè aveva scoperto questa cosa, si era lamentato di questa cosa ed è stato il primo magistrato che poi, nel corso di un'indagine, quella a Roma sul protocollo farfalla, e poi di un processo, quello a carico del generale Mori e del colonnello Obino per la mancata cattura di Provenzano a Palermo,
aveva pubblicamente testimoniato e quindi denunciato l'esistenza di questo accordo segreto. Quindi nel nostro ambiente era assolutamente notorio che non solo nel 2006-2007 il dottor Ardita non era uomo di fiducia del dottor Tinebra, ma che avessero dei rapporti conflittuali legati a una vicenda così delicata. E quindi queste cose mi indussero subito a pensare che io non conoscevo sostanzialmente le vicende del dichiarante Amara, avevo soltanto letto per la mia funzione di consigliere componente della prima commissione uno stralcio di sue dichiarazioni che riguardavano la collega Lucia Lotti, all'epoca presidente del tribunale di procuratore presso il tribunale di Genova. Ma non sapevo io sostanzialmente null'altro dell'Amara. Però, avendo letto queste cose, io mi convinsi subito che quel plico anonimo che mi era arrivato, con quelle modalità particolari e con quel contenuto dichiarativo relativo al consigliere Ardita, che consideravo subito non solo diffamatorio ma calunnioso, io pensai che ci fosse in atto una manovra, lo devo dire perché quello che pensai in quel momento e che poi diciamo mi mosse nei successivi passaggi, una manovra per calunniare, per screditare il consigliere Ardita, per colpirlo soprattutto nella sua funzione diciamo di componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Io, Presidente, passai 3 giorni, il fine settimana tornai nella mia città a Palermo e passai 3 giorni a riflettere molto, diciamo in maniera anche piuttosto angosciata, devo dire la verità. Da un lato non volevo ulteriormente angustiare il consigliere Ardita, perché avevo notato che da un po' di tempo il consigliere Ardita era sostanzialmente, e per me in quel momento assolutamente in maniera incomprensibile, quindi incomprensibilmente gradualmente emarginato all'interno del CSM. Non si parlava più con il consigliere Davigo, non parlava più, o comunque i rapporti non erano gli stessi con i consiglieri Marra, Pepe, lo vedevo un po' emarginato. Quindi pensavo, forse è meglio che non gli dico niente, però poi ha prevalso, mi creda procuratore, ha prevalso un'altra opzione. Io ho pensato, c'è una manovra sporca. E io non so se questi, e non sapevo se questi fossero verbali reali o meno, ma in ogni caso era una manovra sporca, in cui tra l'altro volevano coinvolgere anche me. E quindi quando ci siamo rivisti il lunedì successivo, eravamo soliti appunto salutarci prima dell'inizio delle rispettive riunioni di commissione, io mi ricordo perfettamente, gli dissi: guarda, mi è arrivato questo anonimo, anzi no, prima ancora di spiegare il fatto, mi rivolsi a lui così, gli dissi: Sebastiano, ti dico questa cosa perché ti vogliono colpire, e ci vogliono dividere, e scusate l'espressione ma ripeto quello che dissi a Sebastiano, ci vogliono fottere, a te e a me. Perché io pensavo in quel momento sia al fatto che avevano mandato l'anonimo a me, sia al fatto che comunque con il consigliere Ardita, bene o male, questo non spetta a noi diciamo giudicarlo, ma ci stavamo impegnando al Consiglio Superiore per cercare di uscire pure fuori un pochino dalla logica sempre delle correnti che decidono tutto e indirizzano tutto. Dissi questa cosa e gli feci vedere il verbale. Naturalmente restò assolutamente colpito, attonito, mi disse soltanto in quella circostanza che lui ad Amara lo aveva interrogato, come mi pare indagato, nel 2008 se non ricordo male, no nel 2018, nel 2008 era ancora fuori ruolo, nel 2018
non so se a Catania o a Messina, non mi ricordo, e niente, poi quel colloquio si chiuse lì. Io capivo che questa cosa che mi era capitata la dovevo rappresentare all'autorità giudiziaria. In quel momento non, sinceramente non sapevo nemmeno a chi. Non, ripeto, dopo qualche giorno, settimana, lessi che la procura di Perugia stava interrogando e valutando l'attendibilità del dichiarante Amara in relazione evidentemente ad altre circostanze e ad altre dichiarazioni, e quindi decisi di contattare il procuratore Cantone. Devo dire che lì si perse un po' di tempo, una settimana, 10 giorni, perché nel frattempo il procuratore Cantone aveva mandato un'istanza al Consiglio Superiore della Magistratura per l'apertura di una pratica a tutela, in esito ad alcuni articoli di giornale che erano stati pubblicati dal quotidiano Il Riformista, in cui sostanzialmente il dottor Cantone e la Procura di Perugia venivano accusati di non svolgere in maniera corretta le indagini sulla vicenda Palamara. Quindi il dottor Cantone aveva mandato questa istanza, la prima commissione della quale io facevo parte aveva deciso di aprire una pratica a tutela e di convocare il dottor Cantone, che quindi io avrei dovuto sentire, cosa audire sulla vicenda perugina, e cosa che avvenne il 21 marzo. Non volevo sovrapporre le cose, appena terminata l'audizione di Cantone, nel pomeriggio lo chiamai e gli dissi: guarda procuratore, anche con il dottore Cantone siamo nello stesso concorso, quindi lo conoscevo dai tempi del tirocinio, e penso di doverti riferire, anzi ritengo doveroso doverti riferire a verbale una cosa. Gli accennai semplicemente che avevo ricevuto un plico anonimo con delle dichiarazioni di Amara. Il dottor Cantone in un primo momento mi pare che ipotizzammo che io andassi il giorno dopo, 2 giorni dopo a Perugia, poi per evitare il possibile clamore di eventuali giornalisti che avrebbero potuto facilmente accorgersi della mia presenza a Perugia in procura, mi disse di presentarmi in una caserma dei carabinieri a Roma, e il 25 marzo irresi quelle informazioni. Gli spiegai per filo e per segno quello che oggi ho spiegato a voi sulla ricezione del plico anonimo. E in quell'occasione, tra l'altro, capii che non ero stato l'unico destinatario di quei verbali, ma che altri verbali, o quello stesso verbale, capì semplicemente che altri verbali erano stati trasmessi a giornalisti. Non sapevo i nomi, ma a giornalisti. Quindi in quel momento ebbi ancora di più la rappresentazione plastica di un dato, cioè di verbali che, per quanto riguarda Ardita, per me erano palesemente calunniosi, che stavano girando nelle istituzioni, nelle redazioni dei giornali e quindi in ambienti del potere potenzialmente molto anche importanti. E poi che cosa decise di fare? Noi sappiamo che poi ne parlò al CSM. Guardi, quella fu una decisione che io presi mezz'ora prima di intervenire al plenum, perché la mattina il plenum inizia normalmente alle 10, alle 9 aprì la rassegna stampa del CSM e c'era un articolo pubblicato dal quotidiano Il Domani, che è un ampio articolo che faceva riferimento alle dichiarazioni di Amara, credo che indicasse pure il verbale che era lo stesso che era stato mandato a me, del 4 dicembre 2019, nella parte in cui si riferivano alla vicenda del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Okay. Io in quel momento, avendo saputo che quei verbali erano anche arrivati alle redazioni di altri giornali, io ebbi subito un convincimento, ho pensato, questo è il primo articolo, ne seguiranno altri e adesso
credo che sia opportuno mettere i paletti su lei e dire quello che è successo, cioè che questi verbali, io in quel momento non sapevo che altri consiglieri sapessero, ma che questi verbali sono stati inviati anonimamente anche al Consiglio Superiore della Magistratura riguardanti un consigliere togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Io dissi, devo, perché mi sembrava che le porte si fossero spalancate e che dal giorno dopo avremmo assistito alla divulgazione di verbali che a mio avviso, intanto che a me erano stati spediti in forma anonima e che poi a mio avviso erano evidentemente calunniosi. Chiedo scusa, ma soltanto chi non voleva vedere la calunniosità nei confronti del dottor Ardita non poteva dubitare di questo. E allora andai dal dottor Ardita, gli dissi: guarda, io sto intervenendo in plenum e senza fare nomi, cognomi, ma dico quello che è successo. Prima ritenni di, anche perché noi quando dobbiamo chiedere la parola per argomenti che sono fuori dall'ordine del giorno, nel regolamento c'è scritto che il consigliere può prendere la parola per fatto personale, ma deve essere autorizzato dal vicepresidente. Andai dal consigliere, dal vicepresidente Ermini, gli dissi che avrei preso la parola per denunciare, mi erano arrivati in forma anonima dei verbali di Amara, e lui non mi disse nulla, mi disse: ti darò la parola. Capì da quello che disse e replicò brevemente che anche lui ne era in qualche modo a conoscenza, questo capì, e ritenni di prendere la parola in plenum per questo motivo. Senta, quando venne a sapere che in realtà quei verbali già circolavano al CSM, o che comunque c'erano già dei consiglieri del CSM che ne erano venuti a conoscenza? Allora, sono la sua domanda coinvolge due aspetti diversi. Circolavano all'interno del CSM o altri consiglieri del CSM ne erano venuti a conoscenza? Diciamo, ma informazione contenuta, sì, nel allora, verbale circolare. Intanto io venni a sapere in due momenti distinti due cose diverse. In un primo momento il consigliere Ardita mi disse che era stato cercato dall'allora presidente della commissione antimafia, onorevole Nicola Morra, che gli doveva dire che ci voleva parlare. Ci vedemmo una mattina prima dei lavori del consiglio presso un bar al centro di Roma, e lui disse subito che quei verbali o un verbale si riferivano alla presunta, all'asserita affiliazione di Ardita alla Loggia Ungheria, gli era stato mostrato dal consigliere Davigo al CSM. Noi lo stoppammo subito dicendo: questa cosa non le deve raccontare a noi. Se lei le ritiene, se ritiene di doverle raccontare, deve raccontare all'autorità giudiziaria. E credo che lui disse: va bene, allora in questo allora andrò dal procuratore di Roma, perché questa cosa è andata dal procuratore di Roma, credo. Il nostro colloquio si limitò a questo, non chiedemmo nulla nei particolari, perché quando ci disse che ci voleva parlare per questo motivo, noi dicemmo: questa è una cosa che lei deve riferire all'autorità giudiziaria. Mentre per quanto riguarda gli altri consiglieri, è successo questo: il mio intervento in plenum fu il 28 aprile del 2021. A parte che devo dire, nessuno degli altri consiglieri del CSM mi chiese dopo il plenum o nei giorni successivi: ma a che cosa ti riferivi, chi è questo consigliere nei cui confronti tu ipotizzi
una manovra di calunnia anche addirittura in danno dell'attività consiliare. Nessuno mi chiese niente. A un certo punto il consigliere Ardita, credo il 2 maggio, 3 maggio, perché poi c'era il 28 aprile, poi c'era la festa del 1 maggio, chiese al vicepresidente Ermini di poter parlare della questione in una assemblea di tutti i componenti del consiglio, un'assemblea informale, un incontro, non un'assemblea, in un incontro informale. In quell'incontro chiese quindi Ardita chiese di sapere se altri consiglieri avessero saputo, e mi ricordo che in quella circostanza ebbe risposta positiva sicuramente dalla consigliera Pepe, dal consigliere Marra, dal consigliere Cascini, che fece riferimento anche al fatto che le dichiarazioni su Ardita erano soltanto una parte delle dichiarazioni che aveva letto, perché Davigo gliele aveva mostrate, e mi pare anche dal professore Giotti. Poi ho saputo da Ardita che anche il consigliere Cavanna gli aveva detto il giorno dopo, che a sua volta era stato informato. Quindi c'era mezzo consiglio superiore e il presidente della commissione parlamentare antimafia che sapevano di queste dichiarazioni e avevano letto, comunque era stato loro reso noto il contenuto di queste dichiarazioni. Senta, lei prima ci ha detto che aveva notato da un po' di tempo che Ardita era stato in qualche modo isolato all'interno del CSM. Lei poi, quando venne a sapere del fatto che molti consiglieri sapevano già di queste dichiarazioni, collegò in qualche modo il fatto che Ardita era stato isolato dal fatto che alcuni consiglieri sapessero del contenuto di queste dichiarazioni di Amara? Io devo dirle sinceramente sì, per tanto che ho ritenuto di dover riferire quella vicenda di cui abbiamo parlato all'inizio di questa escursione testimoniale, della riunione per la procedura concorsuale del procuratore di Roma alla procuratore di Brescia, perché nel frattempo avevo saputo, avevo letto che la vostra procura aveva aperto un'indagine sulla vicenda dei verbali di Amara, rivelati benché segreti, e avevo anche letto dai giornali che, adesso non ricordo se l'aveva dichiarato il consigliere Davigo, comunque che l'ipotesi era quella che il dottor Storari avesse consegnato quei verbali al consigliere Davigo nell'aprile del 2020. A me risultava dal febbraio del 2020 che i rapporti si fossero deteriorati tra Ardita e Davigo, e che quindi se era vero che erano stati ricevuti ad aprile del 2020, io non lo sapevo, la causa, o almeno l'unica causa, non era stata la lettura di quelle dichiarazioni. E quindi contattai il vostro ufficio nella persona del procuratore Prete e chiesi io di essere sentito per riferire questi fatti, perché ripeto, soprattutto quel riferimento continuo che in quella riunione il dottor Davigo, con un'aggressione verbale evidente, fece al consigliere Ardita: tu sei automaticamente fuori dal gruppo, tu mi nascondi qualche cosa, tu stai con quelli dell'Hotel Champagne, e a me lasciarono veramente perplesso e mi fecero anche parecchio indignare, anche perché, ripeto, l'accusa di stare con quelli dell'Hotel Champagne era sconfessata dai fatti, è quello che ci ha detto prima. Era sconfessata dai fatti, cioè Ardita da quelli del Champagne era visto come uno da calmare, perché voleva, diciamo, capire perché non avevano arrestato Amara. Cioè, siamo al paradosso, cioè veniva accusato di volere dare
di voler istruire, perché ardite in prima commissione la pratica che era scaturita dalle dichiarazioni del dottor Fava, sostituto procuratore, che lamentava in qualche modo, non so a torto o a ragione, ma questo non mi riguarda, non ci riguarda, penso, il fatto di essere stato in qualche modo ostacolato nell'indagine su Amara. E ora Ardita veniva accusato di essere con quelli dell'Hotel Champagne. Quindi lei, sinceramente, mi corregga se sbaglio, penso l'unica spiegazione da dare a questo attacco era che Davigo già nel corso di quella riunione fosse a conoscenza di... Guardi, io questo ovviamente non ho dati di fatto, però pensai che dovessi rappresentare la circostanza della riunione. Perché? Perché pensavo quello che lei ha detto, ma ovviamente questo è un mio pensiero, una mia ricostruzione. Scusi Marto, però abbiamo fatto già, sentito già dei testimoni, in realtà sembrerebbe che l'accusa che il dottor Davigo ha mosso al dottor Ardita fosse quella di un'incoerenza rispetto alle motivazioni della scelta, rispetto a quanto non avesse fatto in precedenza per una, mi sembra, la nomina di un magistrato di Torino, se la ricordo questa circostanza, e cioè che era stato nominato a un ruolo epicale un semidirettivo, il dottor Ardita sosteneva che non era possibile, invece in un altro caso aveva votato a favore di questa persona. Ma ricordo, guardi, male io o era stato uno dei motivi del conflitto? Ma guardi, io di questa pratica del procuratore di Torino ricordo, adesso non ricordo nemmeno quali fossero i nomi, non so se ma penso che la situazione era molto diversa. Io in quel momento vedevo un'incoerenza, e l'incoerenza che vedevo era sul fatto che il gruppo di autonomia e indipendenza avesse prima per la procuratore di Roma proposto la candidatura di Viola. Poi tutti si diceva nei discorsi che facevamo che Viola non era assolutamente protagonista, non era consapevole di quello che stavano dicendo quelli dell'Hotel Champagne, e però Viola era stato abbandonato, non c'era stata nessuna proposta né da parte del consigliere Davigo né da parte di altri. Quindi l'incoerenza che vedevo era questa. E nel corso di quella animata discussione, ripeto, non credo proprio che la... Non so se ci fu un accenno a Torino, ma non fu quello il problema. Il problema si aprì con la frase del dottor Davigo, il consigliere Davigo: se tu non voti per Stipino sei automaticamente fuori dal gruppo, tu mi nascondi qualcosa. Anzi, una cosa, ecco perché poi ricordando, io ho un ricordo molto nitido di quel pomeriggio e per me rimane indelebile nella mia memoria. Ricordo anche il fatto che a un certo punto, quando Ardita diceva: ma dimmi che cosa ti dovrei nascondere, perché mi stai dicendo queste cose, l'unica cosa che ricordo che il consigliere Davigo accennò fu il fatto: dopo l'emersione dei fatti dell'Hotel Champagne, una volta ti ho visto in ufficio parlare con il consigliere Lepre. Scusi, questo che significa? Per me questo è quello che è stato detto, è stato in quel momento, però il consigliere Davigo ti diceva sempre: poi te lo dirò a solo, poi te lo dirò in un'altra occasione, Scusi la nostra... Sì. Ma lei però è coinvolto nella questione dell'Hotel Champagne? Sì, poi è stato uno dei consiglieri si è dimesso e poi è stato anche condannato in sede. Aveva motivato in quel caso che cosa nascondesse in qualche modo? Una motivazione l'aveva data ad Ardita, Presidente, dal suo punto di vista. Per quello che era il punto di vista, io di un consigliere. Forse quello che ti dico dopo invece non l'ha disvelato, che ci fosse qualcos'altro dopo. Da un punto di vista mio era una non motivazione, perché io voglio dire, non è che sei stato visto a congiurare. Hai parlato con uno che fino al giorno prima divideva il lavoro al Consiglio Superiore della Magistratura, e poi ci hai parlato. Sì. Io non la vedevo come un'accusa che giustificasse quel tipo di aggressione. Nessuno l'ha affermato, era solo per chiarire che era stata introdotta questa circostanza dell'incoerenza rispetto a una nomina pregressa. Se lo ricorda questo? No, guardi, io non me lo ricordo, queste cose di Torino. Signor Pietro,
Sì, un'ultima domanda. Lei poi successivamente parlò mai con Davigo o con gli altri consiglieri che erano stati informati da Davigo circa il fatto appunto di questa circolazione di informazioni all'interno del CSM? No, non parlai più con il consigliere Davigo, anche perché dopo che si interruppero i rapporti tra Davigo e Ardita. Cioè non approfondì come avvenne? No, anche perché poi, non mi ricordo quanto tempo dopo, la questione si ingarbugliò ulteriormente, perché poi noi abbiamo saputo dalla stampa che a Roma nel frattempo, proprio per la spedizione del plico anonimo alla mia persona, era stata indagata la signora contraffatto, che era l'assistente del consigliere Davigo. Poi le ripeto, io con il consigliere Davigo non avevo un rapporto, prima che succedessero queste cose avevo un rapporto di normale cordialità, ma non siamo mai stati amici, non ci siamo mai frequentati fuori dal Consiglio Superiore, quindi quella vicenda mi scosse parecchio, poi sapendo che erano stati interrotti i rapporti con il consigliere Ardita, li interruppi pure io. E devo dire che li interruppi anche se mai, diciamo, abbiamo continuato anche a salutarci, ogni tanto a discutere, però non apprezzai nemmeno il comportamento, ecco perché parlo di isolamento, del consigliere Ardita, dei consiglieri Pepe e Marra, perché fino al giorno prima a questa riunione i due consiglieri mi avevano più volte ribadito il loro convincimento che non si potesse votare il dottor Prestipino come procuratore di Roma e il loro desiderio di cercare di convincere il consigliere Davigo a fare altrettanto. Però poi di fatto loro invece, per carità, in piena loro coscienza, però votarono per il consigliere Prestipino. Quindi fino al giorno prima mi avevano detto una cosa, poi dopo questa riunione cambiarono idea. Consigliere, ci ha accennato ad un incontro che fu richiesto dal presidente Morra a lei e al dottor Ardita in merito ai rapporti tra Davigo e Ardita. Io la dico così, tra il consigliere Davigo e il consigliere Ardita, ma non voglio anticipare né essere suggestivo nella domanda. Può riferirci nei dettagli che lei ricorda questo incontro, la ragione per la quale vi fu chiesto, il contenuto? Lei ci ha detto che voi, appena capito l'argomento, stoppaste il professor Morra, il presidente Morra, dicendogli devi parlarne all'autorità giudiziaria. Ma prima di questo, il presidente Morra cosa vi disse? Possibilmente glielo chiedo per ricostruire anche i dettagli, la ragione per la quale vi volle incontrare, l'epoca. Sì. Poco fa il presidente Morra ci ha detto di aver avuto un colloquio col consigliere Davigo nel periodo maggio-giugno 2020, quindi io glielo riferisco solo per aiutarla a contestualizzare nel tempo. Sì. Questo incontro. Ma ci interessa capire le ragioni che vi furono riferite dal presidente Morra in merito all'incontro che lui ebbe con il consigliere Davigo. Va bene, procuratore. Anche eventualmente specificando in quale veste e con quali finalità egli si recò dal consigliere Davigo. Se glielo ha detto naturalmente. Allora, una premessa credo che sia necessaria. Io con il presidente Morra
non avevo un rapporto di abituale frequentazione, cioè avevamo un buon rapporto, credo, di stima reciproca, e per questo motivo in qualche occasione è venuto al Consiglio Superiore della Magistratura a parlare con me, chiedendo quale fosse il mio parere su vicende che afferivano la legislazione antimafia, le vicende di cui si occupava la Commissione parlamentare antimafia. Poi ero stato anche audito più volte e in più vesti dalla Commissione parlamentare antimafia. Il mio rapporto con il senatore Nicola Morra era un rapporto assolutamente legato ed esclusivamente a motivi, diciamo, istituzionali, e mai un rapporto di frequentazione ulteriore. E, da ardita sapevo che forse qualche volta erano andati a mangiare una pizza insieme, non lo so, non so, però non sapevo tanto altro. Quando si verifica questa cosa? Tutto si verifica nei giorni successivi al mio intervento in plenum. Fino al mio intervento in plenum nessuno dice nulla. Quando io intervengo in plenum, poi nel giro di pochi giorni c'è quella riunione in cui i consiglieri del CSM dicono quello che dicono, e è proprio in quei giorni, procuratore, che il viene ardita nella mia stanza e mi dice c'è il presidente Morra che ci vuole parlare per un fatto relativo a questi verbali che lui ritiene importanti. Io dissi, va bene, ma... Aspetti, consigliere, no. Per il fatto relativo a questi verbali. Sì, a quello che ricollega ai verbali che le furono recapitati, sì, in complico. Perché sono i giorni immediatamente successivi quando diciamo scoppia il clamore anche mediatico con il mio intervento in pleno. Ardita dice, mi ha chiamato Morra, dice che ci vuole parlare per una cosa che riguarda questi verbali. Ho detto, vabbè, ancora non avevamo assolutamente idea di che cosa si trattasse. Dice che ci vorrebbe incontrare domani mattina, era sera, dice domani mattina. Vabbè, ho detto, incontriamoci allora, se per lui va bene, se anche per te va bene, prima dei lavori del... Ci siamo incontrati la mattina presto in un bar al centro di Roma, e lui esordì dicendo, ho letto di queste cose che sono state dette in plenum, quei verbali o quel verbale comunque l'avevo visto pure io, perché me l'aveva fatto vedere Davigo nella tromba delle scale del CSM. Noi non chiedemmo niente, io proprio non c'era bisogno che lo bloccassi, però proprio tagliai corto e dissi, ma confortato anche da Ardita, ma se lei deve dire queste cose le deve dire all'autorità giudiziaria, non a noi. Noi non siamo l'autorità giudiziaria a cui un eventuale disvelamento di notizie coperte da segreto deve essere fatto. Quindi lui non ci disse assolutamente perché era andato a trovare, a me non ha mai detto perché era andato a trovare Davigo, ma credo nemmeno al dottor Ardita. Ripeto, io al presidente Morra l'ho incontrato sempre da solo, mai con il consigliere Davigo e con il consigliere Ardita, quindi non so quali fossero i rapporti e perché intrattenessero rapporti loro tre. Con me erano rapporti di natura istituzionale legati a vicende, diciamo, di competenza della Commissione parlamentare antimafia. Presidente, mi blocchi se la domanda non è corretta, però il presidente Morra ci ha appena detto che si era impegnato a mantenere il segreto su ciò che aveva appreso dal consigliere Davigo. Adesso scopriamo che il presidente Morra riferisce il fatto, la circostanza, al diretto interessato, cioè al consigliere Ardita. Presidente, se la domanda non è corretta me la blocco. È complicato adesso ricostruire quello che ci ha detto Morra, però lui ha detto che dopo la divulgazione, dopo che il dottor Di Matteo ha dato lettura
davanti al CSM lui si è sentito liberato dal segreto. Quindi detto, l'ha tenuto fino a che non c'è stata appunto la divulgazione. Bene, allora, io l'avevo... La premessa è stata corretta. Ma senta, qual era lo scopo del... Ma abbiamo fatto un po' fatica, le confesso, a procedere all'esame appunto del dottor Morra. Qual era lo scopo di questo incontro? Se l'essere chiesto. Lo scopo, mi scusi. Sì, di questo incontro, perché qual era lo scopo di venire a dire guarda, ho letto anch'io il verbale? Se l'è chiesto che cosa, qual era il fine del... No, guardi, questo sinceramente non me lo sono chiesto, o meglio, siccome l'abbiamo troncato subito, e lui, il colloquio è finito subito con lui che ha detto sto andando a contattare il procuratore di Roma. Quindi io credo, se ha mantenuto quello che ha detto, che lui appena ha terminato di prendersi il caffè con noi è andato dal procuratore di Roma. Evidentemente dopo che era scoppiato il clamore mediatico, molti di coloro... depositario di un'informazione che potrebbe essere preziosa. Che in fondo è quello che hanno fatto anche gli altri consiglieri. Che doveva riversarlo nella sede propria e non a lei, questo era il discorso. Senta, per completare la domanda di prima, in realtà il clamore mediatico di cui abbiamo parlato si riferiva al fatto in sé di avere lei ricevuto queste bozze di verbale o alla posizione del consigliere Ardita all'interno di quelle dichiarazioni rese dall'avvocato Amara. Non so se rendo l'idea. Sì, sì. Perché una cosa è dire il consigliere Di Matteo ha ricevuto in un plico chiuso una bozza di verbale, la stampa di un Word di un verbale. Altra cosa è il contenuto. E allora l'elemento che era stato divulgato atteneva alla posizione del consigliere Ardita nello specifico? Perché se la risposta fosse no, allora io recupererei la mia domanda, e cioè che il presidente Morra lo riferisce all'interessato. Allora, io il 28 aprile, credo che sia consultabile, non so se l'avete acquisito, il testuale del mio intervento, feci riferimento alle dichiarazioni rese da un soggetto, non feci il nome, alla Procura della Repubblica di Milano. Dal contenuto, dissi anche che quel discorso lo preparai in 3 minuti, diffamatorio se non evidentemente calunnioso nei confronti di un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, tanto che dissi che temevo che fosse in atto un tentativo di condizionamento dell'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, cosa che, se mi posso permettere, penso tuttora. Sì. Quindi io in questi termini mi espressi, io nel mio intervento, diciamo, in plenum, non feci riferimento ovviamente né alla persona del dichiarante Amara né alla persona del consigliere Ardita, non feci riferimento a nomi, feci riferimento anche al fatto di aver ricevuto una stampa di un verbale in Word, quindi di una cosa che per me non aveva nessuna ufficialità. E a quel punto ricevette Ardita la richiesta di incontro. Ecco, scusi un attimo però per vedere, sì. Perché lei mi ha detto che poi Ardita aveva convocato questa riunione un po' informale in cui aveva chiesto se altre persone erano venute a conoscenza, quindi in qualche modo aveva disvelato che poteva essere lui la persona. Nel frattempo aveva disvelato che poteva essere lui il consigliere preso di mira dall'esposto anonimo, per capire se poi quando viene Morra il nome di Ardita era già emerso. Presidente, perché così è la domanda che abbiamo a questo punto. Presidente,
la riunione a cui allude fu indetta dal presidente Ermini, sì, non ecco, da Ardita. No, presidente, sì, però Ardita poi ha disvelato, per capire, insomma, se Morra ha parlato, ha chiesto l'incontro prima o dopo che Ardita aveva comunque, il nome di Ardita era già venuto, è stato esplicitato, al di là quello che era stato la sua intenzione di tenerlo coperto. Avvenne tutto in quei giorni. Io adesso non ricordo se Morra chiese di parlare con noi prima o dopo la riunione del 2 o 3 maggio. Però voglio dire una cosa, Presidente, questa cosa la sapevano tutti al CSM. E voglio aggiungere un particolare, perché adesso appunto la sapevano tutti al CSM e girava molto, quindi col condizionamento che c'era dell'attività del Consiglio. Quando io andai da Ermini e mi dissi, Presidente, guarda, io vorrei prendere la parola per fatto personale, per dire che ho ricevuto questo plico anonimo, ovviamente ad Ermini feci il nome di Ardita, Ermini già lo sapeva, non solo, ma lo devo dire, Ermini fu molto corretto, dice lui, vabbè, mi chiedi la parola, ti do la parola in apertura di plenum e dici quello che vuoi. Quando salimmo in plenum, mentre ci stavamo accingendo ognuno a sedersi nel suo posto, Ermini mi fece cenno di andare un attimo nell'anticamera, dove c'era il procuratore generale della Cassazione, a cui evidentemente Ermini aveva detto che io avrei preso la parola per... Il procuratore generale della Cassazione mi disse, Ermini fu molto corretto, non disse assolutamente nulla, il procuratore generale insistette perché io non facessi questo intervento, dicendo che aveva già cercato, aveva preso già contatti su questa situazione con varie procure, adesso non mi ricordo con la procura di Milano, non mi ricordo con quale altra procura, e che quindi mi invitò a non farlo e mi chiese: allora posso contare sul fatto che non lo fai? Io gli dissi: no, non puoi contare, io lo faccio, perché, Presidente, avevo cioè c'era no, al Consiglio Superiore della Magistratura in forma anonima, per come io l'avevo ricevuto, secondo me era grave, era molto grave che girassero dei verbali da un contenuto che nei confronti di un consigliere a me appariva così palesemente, certo, calunnioso. Scusi, questa circostanza l'aveva già riferita di questo incontro con Fuzio o è la prima volta? No, era il procuratore generale Salvi, il 28 aprile, sì. L'aveva già riferita nel corso? No, credo di no, perché fu una battuta prima del plenum, cioè però ci fu questa battuta. Quindi, ma questo perché lo dico? Perché in quel momento anche Ermini e Salvi lo sapevano. Scusi un attimo, però adesso noi, guardi, stiamo... Quindi Ermini lo sapeva, Salvi lo sapeva, Gigliotti lo sapeva, Cavanna lo sapeva, poi questo Cascini lo sapeva, Pepe lo sapeva, Marra lo sapeva pure il Presidente della Commissione Antimafia Morra. Io non mi sono pentito di aver fatto scoppiare quel bubone. Lei ha fatto esattamente l'elenco che hanno fatto i pubblici ministeri nelle imputazioni. Lei ha detto lo sapevano tutti, lo sapeva qualcun altro. Questo io non lo so, però quando lo sa il vicepresidente del CSM, quindi io non posso... Quindi... No, chiedevo se aveva lei qualche... Siccome ha fatto una, così, una rivelazione... Lo sapevano i giornalisti, Presidente. Sì, no, dico... Lo sapevano i giornalisti, avevano ricevuto i verbali con le indicazioni false e calunniose del dichiarante nei confronti di un consigliere del CSM. Lo sapevano i giornalisti. Sì, senta, è stato identificato l'autore della... la persona che ha inviato a lei il carteggio? No, guardi, di questo ho notizie soltanto dalla stampa. So che è indagato, forse imputata, la signora contraffatto, diciamo... Anche per l'invio a lei? Non so, sì, no, io so solo per l'invio a me. Senta, che spiegazione, come mai, che spiegazione ci dà del fatto che sia stato scelto proprio lei?
tra tutti i consiglieri per, come destinatario di quel plico. Guardi, ripeto, è una mia ipotesi, l'ipotesi che feci subito, infatti dissi ad Ardita: ci vogliono dividere, ci vogliono fregare. Perché è una delle persone che è più vicino ad Ardita, per quello. No, forse il più vicino. Il più vicino. Ma ecco, sì, poi l'aveva già ho anche temuto che fosse un qualcosa, diciamo, le devo dire sinceramente, Presidente, magari è un'ipotesi, una suggestione, ma ho anche temuto che fosse un qualcosa per tirarmi in ballo, perché se poi questi verbali, così come erano stati mandati a me, potevano essere mandati ad altri. Nella lettera anonima c'era scritto: ne seguiranno altri, e poi magari qualcuno diceva: li stiamo mandando al dottor Di Matteo. E lei non l'avesse poi rivelato. Insomma, esattamente. È una cosa imbarazzante. Senta, l'ultima domanda che le faccio. Poi noi sappiamo che c'è stata la pratica della decadenza per pensionamento del dottor Davigo. Sono indiscreto se le chiedo come lei ha votato dopo. No, assolutamente non è. Ma adesso non è una curiosità, poi c'è una domanda che viene dopo, certo. Ovviamente. Io ho votato così come ho sempre votato per ogni pratica del Consiglio, cercando di determinarmi secondo scienza e coscienza, poiché non ritenevo che la nostra Costituzione, l'ho spiegato nell'intervento in plenum, sostanzialmente consentisse che fossero membri del Consiglio Superiore della Magistratura soggetti diversi da magistrati in servizio e professori o avvocati eletti dai parlamentari. Mi ricordo che dissi: poiché non credo che ci possa essere un tertium genus di appartenente al Consiglio Superiore che non è né un magistrato né una persona eletta dal Parlamento in seduta comune, io mi determinai a votare per la decadenza. Per un motivo giuridico, sarà giusto o sbagliato, ma è quello che ho pensato ed è l'unico che mi ha determinato a votare in questo senso. Per carità. Domanda, ma quello che abbiamo chiesto anche gli altri testi, ma questa vicenda dei verbali che sono stati agitati dal consigliere Davigo ha in qualche modo influito anche su un orientamento che pareva positivo inizialmente sulla sua conferma? Lei che lasci perdere la sua posizione, ma lei che comunque è membro del consiglio, ha avvertito che questa vicenda può aver avuto un peso in quella decisione? No, guardi, io assolutamente no. Lei no. Anche perché, poi no, voglio lei dire, no, lei no. Il consigliere Ardita, se non ricordo male, addirittura, però posso ricordare male, ha votato a favore. Ha votato a favore, così come il consigliere Pepe, la consigliera Pepe e il consigliere Marra. Sì. Assolutamente no. Assolutamente nessuno mi ha mai, di quelli che hanno votato per la decadenza, mi ha mai fatto un riferimento alla vicenda dei verbali di Amara. Ma è vero che prima di questa vicenda, comunque, lasciamo perdere il collegamento, c'era formato un orientamento invece favorevole al mantenimento in servizio? Se le Guardi, risulta, l'unica cosa che... Se le risulta, per carità. Allora, io devo dire tutto quello che mi risulta, che è molto poco, perché, ripeto, io non... Poi dopo questa vicenda proprio non ho mai fatto più una riunione con gruppi o con quello che così nei corridoi si sussurrava è che il consigliere Davigo era andato pure a parlare con col Presidente della Repubblica su questa vicenda e che c'erano questo però lo dicevano o che ci doveva andare a parlare e che comunque sull'argomento c'era area di favorevole, cioè favorevole al consigliere Davigo, cioè che non sarebbe stata votata la sua destituzione, però sono veramente chiacchiere di corridoi del CSM. Sì. Quindi non l'ha sorpreso il fatto che si fosse formata una maggioranza invece contraria dopo? Ma guardi, io non so se mi ha sorpreso o meno, io ho semplicemente... per la sua strada. Io sono andato avanti per la mia strada, ma ripeto, sulla base di una considerazione
giuridica, sarà giusta, sarà sbagliata, ma è stato soltanto quello ad avermi spinto. Perfetto, perfetto. Ci sono altre domande? Buonasera consigliere. Buonasera. Una domanda nasce dalla circostanza che lei ha appena riferito dell'incontro nell'anticamera, appena prima del plenum con il procuratore generale Salvi. Mi sento di chiederle per quale motivo non ha ritenuto di riferire questa circostanza quando è stato sentito in indagini preliminari. Ma guardi, io non le voglio rispondere dicendo che in quel momento non la ricordavo, perché non è vero, non è vero. Ma siccome è stata una battuta, e ora diciamo, perché il presidente mi ha chiesto, ma chi lo sapeva, chi... La mia sensazione era ancora più rafforzata dal fatto che questa voce girasse, anche da questo tipo di messaggio che mi lanciò il procuratore generale della Cassazione. E mi disse: è una questione che ho già preso in mano, quindi la questione per me era quella della rivelazione di segreto, ne ho parlato con altri procuratori, quindi in quel momento io avevo veramente la sensazione, tenga presente che io avevo letto mezz'ora prima un articolo del Domani, sapevo quindi che il Fatto Quotidiano, la Repubblica, perché da questo punto di vista io soltanto avevo intuito questa cosa qui della spedizione dei verbali a questi due giornali quando Cantone mi sentì il 25 marzo. Ma su questo mi è chiaro. Il Domani, tutti avevano questi verbali. Ma in realtà aveva già risposto un po' prima. Ha detto: come mai la racconto oggi per la prima volta? La racconto oggi perché non, in quel momento non la ritenevo così, così rilevante. Rilevante. Ora con le domande mi sono state poste in dibattito. Di fronte alla sollecitazione. Non perché la volessi. Non, se c'era qualcun altro. Non volevo nascondere nulla. È stata sollecitata la risposta. Fate domande? Sì, vorrei ritornare un istante al colloquio che lei ha riferito fra lei e il consigliere Arvita. Quello per usare un'espressione iniziale, sì, quello in cui lei dice ci vogliono dividere, poi ha usato sì. Altre espressioni, ma può essere più preciso, riesce a collocarlo temporalmente? Sì, in maniera assolutamente certa, perché dunque, questo perché ho controllato che mi ricordavo 18 febbraio, ho controllato che il 18 febbraio era un giovedì. E poi io ho parlato al consigliere Ardita il lunedì successivo e quindi dovrebbe essere il 22 febbraio, mi pare. 22 febbraio 2021. In quel momento, mi scusi, sì. Faccio una domanda banale, lei aveva già ricevuto? Sì, io ricevo il 18 febbraio. Per tre giorni rifletto sul da farsi... E poi il 22 febbraio lo dico. Per dire ad Ardita ci vogliono dividere, ha riferito al consigliere Ardita il contenuto del pacco? Sì, sì, no, io gli ho fatto vedere il verbale, non gli ho dato conto. Fatemi vedere quello che è. Sì. Okay. E quali sono stati i commenti? Che cosa avete valutato? Aveva detto prima che è rimasto per dire. Il consigliere Ardita è rimasto assolutamente stupito, sì. E disse: ma io a questo qua l'ho interrogato, non lo conosco, l'ho interrogato nel 2018, adesso non ricordo se mi disse, nel 2018 credo fosse già a Catania il consigliere Ardita, procuratore aggiunto a Catania. Poi io ho ricollegato anche, ma questo non, in quel momento non me lo disse Ardita, ma quando io poi, come tutti gli altri componenti del Consiglio, e in particolare quelli che si sono occupati della vicenda dello Champagne nei diversi procedimenti disciplinari, io ho fatto parte del collegio che ha giudicato il cosiddetto Cartoni più 4, quindi gli altri componenti, gli altri partecipanti a quella riunione, diversi dal dottor Palamara, che invece è stato giudicato in un collegio in cui c'era il consigliere Davigo. Però tutti abbiamo visto le trascrizioni, tutti abbiamo avuto anche la possibilità di ascoltare il sonoro, e dal sonoro quelli dell'Hotel Champagne cosa dicevano? Bisogna calmare Ardita. Gli abbiamo già detto. In quel momento
chiedo scusa Presidente, sì. In quel momento discuteste dell'ipotesi di segnalare all'autorità giudiziaria la ricezione del pacco? In quel momento no. Dopo qualche giorno io dissi ad Ardita, che era d'accordo con me, io questa cosa la devo segnalare, voglio capire a chi. Poi lessi di questa competenza, tra virgolette, di Perugia. E ne ha parlato con Cantone, dottore. E poi ne ho parlato con Cantone. Grazie. Bene, ci sono domande, avvocato Repici. Posso? Sì, sì. Grazie, Presidente. Avvocato Repici, buonasera, dottore. Prima una precisazione. Lei ha spiegato il suo intervento al plenum. Il momento successivo alla lettura di un articolo de Il Domani. Mi pare di sì. Che riportava stralci, lei ha detto, dello stesso verbale di interrogatorio la cui bozza era stata inviata a lei. Esattamente, perché io ricordo che quando mi colpì anche il riferimento al Presidente Conte. Quindi... Esatto. Ora, è in atti in quanto corpo di reato, insieme ad altri verbali di interrogatorio, un verbale di interrogatorio che contiene il nome del dottor Sebastiano Ardita e anche il nome del professor Giuseppe Conte. Poiché lei ha dato una data che non corrisponde a quello che risulta dal documento, lei ha detto poco fa 4 dicembre 2019. O 14 dicembre. Esatto. 14 dicembre. Perfetto. Bene. Scusa, ma con tutte queste date che ho cercato di ricordare, 14 dicembre 2019, comunque era un verbale in cui c'era il nome, per essere sicuri che parliamo dello stesso, del Presidente Conte, del Comandante Generale del 7 dei Carabinieri, del Comandante Generale Zafarana e del Dottor Ardita e anche vari altri nomi che però... E del Dottor Tinebra anche, tra gli altri. E del Dottor Tinebra, sì. Prima ha fatto un accenno a una intercettazione della quale lei ha avuto conoscenza quale giudice componente della sezione disciplinare a proposito delle persone che si riunirono al Hotel Champagne e ha fatto un riferimento alla persona del dottor Tinebra in relazione al dottor Ardita. Sì, mi pare di sì. E può spiegare esattamente, cioè da quel documento, da quella intercettazione emergeva che quali erano i rapporti fra il dottor Tinebra e il dottor Ardita? Allora, se non ricordo male, era l'onorevole Ferri che parlando agli altri partecipi all'incontro, non mi ricordo chi aveva definito, ma forse lo stesso Ferri, comunque Ardita come un talebano, aveva detto quello è andato pure contro Tinebra. Bene. A proposito della vicenda da lei raccontata circa il protocollo Farfalla, sì. Lei ha detto ciò che è stato denunciato anche in sede giudiziaria dal dottor Tinebra. Dal dottor Ardita. Presso l'autorità giudiziaria di Roma, lei ha conoscenza se fu celebrato un processo a carico di funzionari del DAP, oltre che del SISDE, per i fatti del protocollo Farfalla? E se il dottor Ardita in quella sede fu testimone dell'accusa? Allora, io... fin dalla fase delle indagini ero a conoscenza di quelle indagini della Procura di Roma, perché io all'epoca ero in servizio alla Procura della Repubblica di Palermo e ci coordinammo, ci scambiammo delle notizie e delle informazioni anche su questa vicenda, perché in parte coinvolgeva imputati che erano all'epoca miei imputati e indagati a Roma, mi riferisco all'allora direttore dei servizi civili Mori e a Ubino, quindi io sapevo già per alcuni incontri, per scambio di informazioni con l'autorità giudiziaria romana, con la Procura della Repubblica, in particolare con il sostituto procuratore dottor Amelio, che sapevo che Ardita era già stato sentito, ma ovviamente non credo di aver mai letto quello che aveva detto Ardita.
ma nell'ambito di un processo celebratosi a Palermo, io ero il pubblico ministero, per la copertura della latitanza di Provenzano, sentii il dottor Ardita come testimone, perché mi serviva. Il dottor Ardita aveva fornito notizie sulla consultazione degli atti che consentivano di dire che nel 93 non erano stati prorogati 334 41 bis, e il dottor Ardita, era venuto fuori il discorso, non so se nel mio esame o nel controesame, del cosiddetto protocollo Farfalla. Quindi e mi ricordo che quella credo che fu forse la, almeno per quello che mi risultava, la prima emersione pubblica di questa situazione. Poi c'è stato anche un processo. Scusi se la interrompo, mi scusi, però io ho già chiesto prima all'avvocato Epici, che io capisco che lui voglia dimostrare l'estraneità del suo assistito alle accuse che le vengono rivolte. No, però, non è questo, Presidente. Ecco, ho già detto che a noi non interessa se quelle accuse fossero fondate o infondate, perché il nostro processo è di rivelazione e segreto d'ufficio. Per cui, sia che la notizia fosse fondata o infondata, a noi non cambia molto. Io capisco anche che la parte civile voglia un po', all'interno di questo processo, cercare di recuperare. Presidente, magari, ha capito male, le assicuro, io voglio dimostrare la immediata verosimiglianza delle falsità di quelle dichiarazioni, non circa la fondatezza dei fatti, ma rispetto al lettore che ne prendeva contezza, come fu per il dottor Davigo. Perfetto, però questa cosa comunque, gliel'ho detto, non è oggetto del nostro processo. Io capisco che sia nell'interesse del suo assistito coltivare questo argomento. Per oggi la imputazione farfalla, la questione farfalla non c'è. Però l'unica cosa che ci interessa nella domanda è vero che poi c'è stato un conflitto fra il Tinebra e l'Ardita, perché prima che c'è stato un conflitto, per cui era poco verosimile quello che si leggeva in quell'esposto, ecco, se le risulta. Sì, Presidente, io ho avuto subito, guardi, mi scuso se faccio riferimento anche ad altre esperienze professionali, sì. A me è capitato, mentre lavoravo alla Procura di Palermo, di avere notizie che qualcuno che lavorava accanto a me, proprio materialmente nella stanza, passasse le notizie ai mafiosi. Sì. E anche se io fino a quel momento non avevo nessun motivo di dubitare, io siccome quando è arrivata questa notizia non era manifestamente, infondata, io le indagini assieme agli altri due colleghi le ho fatte e l'abbiamo arrestato. Qui la situazione era diversa, qui in quel verbale di Amara, a proposito di Ardita, venivano rappresentati dei fatti che non solo io, ma io ritengo che qualunque magistrato che gli fosse stato vicino avrebbe potuto ritenere infondati. Ecco perché ho fatto riferimento al protocollo Farfalla. L'aveva già detto prima, perché è subito quei fatti, se una persona aveva conoscenza di vicende storiche, poteva subito farsi dire che fossero infondati. L'ha già detto. Ecco, cerchiamo di rimanere però nell'audio del nostro processo. Se i fatti del protocollo Farfalla a Roma era stato imputato nel processo il magistrato Salvatore Leopardi, dirigente del DAP, mi spiace, avvocato, legato al dottor avvocato, domanda non ammessa, mi dispiace dirlo perché ho cercato di essere anche gentile, ma il concetto è questo: non facciamo domande che esulano il nostro processo, che è già complicato di per sé. Tira fuori tutta la storia appunto delle altre vicende giudiziarie, non sono attinenti al nostro processo. Il senso è questo, e lui l'ha detto, che lui si è accorto immediatamente che quelle dichiarazioni erano false. Va bene, questo è, l'abbiamo assolutamente percepito. Altra domanda, adesso Farfalla però non ne parliamo più, va bene, di Farfalla non parliamo più. Posso? Dica, sì, la prossima domanda. In previsione del voto del plenum del 4 marzo 2020 per la nomina del procuratore di Roma, c'è stata mai una qualche occasione nella quale il dottor Ardita ha prospettato la fondatezza, o meglio, la decisione o l'intenzione di votare per il dottor Prestipino?
No, a me, davanti a me no, nelle riunioni che c'erano state, nelle occasioni, poi non è che tutto è una riunione, nelle occasioni in cui si era parlato prima, prima di quella riunione di cui ho parlato, mi è sempre sembrato che anche il dottor Ardita non fosse favorevole a sostenere, diciamo, con il suo voto la candidatura del dottor Prestipino. Lei ha detto che manifestò l'intenzione di dare il suo voto alla proposta relativa al dottor Creazzo. Sì. Il dottor Ardita? Anche. Però devo dire anche una cosa, adesso lei mi fa ricordare, che in una delle occasioni di incontro su questo argomento, prima della riunione tempestosa, io mi ricordo che il dottor Ardita disse: ma noi dovremmo essere coerenti, e poiché siamo convinti che il dottor Viola con quelli dell'Hotel Champagne non c'entrasse nulla, cioè che non fosse, che hanno parlato di lui, ma che lui non fosse stato protagonista di alcuna condotta illecita, io ricordo che il dottor Ardita disse: perché non proponi, perché non fai la proposta per Viola? E poi invece così come era stata fatta prima, e il dottor Davigo disse: no, adesso, perché adesso non è più opportuno, una cosa non si può fare una cosa del genere dopo la vicenda dell'Hotel Champagne. E poi abbiamo saputo, almeno io l'ho saputo a cose fatte, che in commissione aveva dato il voto a favore della candidatura del dottor Prestipino. Per utilizzare delle parole che le sono state riferite in quella riunione, quelli dell'Hotel Champagne che posizione avevano sul dottor Creazzo? Per quello che già era stato pubblicato. Di chi era il candidato? Per quello che era già stato pubblicato dai giornali, quindi ancora prima, non avrebbero votato per il dottor Creazzo, non si attivavano per votare per il dottor Creazzo. Ma aveva uno sponsor il dottor Creazzo, scusi. Prego. Cioè, quando è venuto fuori il nome del dottor Creazzo, è venuto fuori per non votare per Stipino o perché aveva un fondamento questa candidatura? Era uno dei tre proposti. Però la mia domanda aveva un altro fine. Oh, posso rispondere? Sì, ha capito il senso della domanda. Allora, cioè io posso votare una persona per non votarne un'altra, perché magari questo dottor Creazzo non aveva grandi chance, no? Magari. Guardi, io così come avevo detto e come aveva detto anche Ardita, avrei votato più volentieri il dottor Viola, sì. Ma poiché il dottor Viola non era tra i proposti, a me tra i tre nomi proposti mi sembrava quello che avesse i titoli maggiori, era procuratore della Repubblica a Firenze. Io personalmente avevo avuto occasione più volte di incontri di lavoro, ne avevo un'ottima stima, e quindi soltanto questo, sponsor proprio io non ho mai considerati, proprio mai. No, sponsor non da parte sua, che è l'unico dipendente. No, no, ma non credo nemmeno da parte... C'è forse qualche altra, qualche logica, insomma, diversa. Domande? Sì, prima ha fatto riferimento a una vicenda esposta al Consiglio Superiore della Magistratura dal dottor Fava della Procura di Roma. Sì. E le chiedo se lei sa quale fosse stata la posizione del dottor Ardita a proposito di quella vicenda, e se in relazione a questa vicenda il dottor Ardita e il dottor Davigo si fossero confrontati o avessero valutato la questione che era stata indirizzata al Consiglio Superiore. Allora, le premetto che di tutte queste cose io ho una conoscenza, diciamo, successiva alla mia elezione al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi questa vicenda dell'esposto è precedente, io la so successivamente e la so principalmente prima da Ardita
e poi anche dalla conoscenza degli atti delle intercettazioni dell'Hotel Champagne e dalla conoscenza degli atti della prima commissione. Si era verificato che il sostituto procuratore... Scusi, sappiamo tutto. Allora, no, aspetti, la domanda è un'altra. Cioè, questa vicenda, che immagino che fosse sull'audizione, la necessità dell'audizione del dottor Fava al CSM, aveva creato un conflitto fra il dottor Davigo e il dottor... No, a me non risulta che... questo è il senso della domanda. A me questo... A lei non risulta. No, no, assolutamente. Altra domanda, ma... Anzi, mi era stato detto che avevano incontrato anche in un pranzo, in un'occasione conviviale, ripeto, prima che io fossi eletto, il dottor Fava. Quindi il dottor Ardita aveva detto, ma se lei ritiene, non so se sono del lei o del tu, di dover fare un esposto, noi lo valuteremo, lo approfondiremo, non... E poi però gli altri consiglieri sapevano che effettivamente il dottor Ardita l'avrebbe dovuto sentire, l'avrebbe voluto sentire, quindi approfondire. Siccome sostanzialmente Fava lamentava il fatto che non gli avevano fatto arrestare Amara, Ardita era uno di quelli che voleva capire perché non era stato arrestato Amara. Quando leggo le dichiarazioni risibili di Amara mi chiedo, ma allora che cosa c'è dietro? Sì, però la domanda era... questa cosa ha creato un conflitto fra il dottor Davigo e il dottor... No, non mi risulta, no, Presidente, non mi risulta. La domanda era se il dottor Davigo era a conoscenza di questa posizione del dottor Ardita. L'ho fatta io. C'è un'altra domanda? Sì, cioè questa vicenda dell'esposto del dottor Fava è precedente al voto in commissione a gennaio 2020 e al plenum il 4 marzo del 2020 per il posto di procuratore di Roma? Sicuramente sì. Nelle dinamiche del confronto che ci fu rappresentata un'esigenza di discontinuità nella scelta del vertice della procura di Roma anche in relazione a quelle domanda vicende? Domanda non ammessa, avvocato, non ammessa, non ci interessa il nostro processo. Fa parte della storia del nostro paese, storia giudiziaria, no, ma non ha incidenza in questo processo. Fa parte di una dichiarazione sulla quale si dovrà parlare, resa oggi dal teste Cascini. È stata fatta rendere, per questo io. Perché ormai sappiamo già com'è andata, non c'è bisogno di avere una... Sappiamo già, questa vicenda l'abbiamo già esplorata ed è periferica al nostro processo. Senta, in quel verbale che le fu recapitato, lei ha detto era allegato un documento parzialmente dattiloscritto, parzialmente manoscritto. C'era un riferimento che lei ha detto, io capii che il riferimento era al dottor Ardita, anche se non era nominato. Può riferire al tribunale esattamente qual era questo riferimento? No, perché sì, lo posso riferire, perché c'era scritta una frase per farti capire di stare attento a chi frequenti. Sì, questo però sposi, l'ha già detto. Siccome tra i allora, nomi... Allora, guardi, avvocato, l'ho spiegato l'altra volta, che noi le cose siamo attenti e siamo in grado di recepirle la prima volta. Capisco che ogni tanto i difensori ripetono la stessa cosa per essere sicuri che i giudici siano in grado di recepirla, ma noi siamo in grado di recepirla sin dalla prima volta, tant'è che le ho già detto che la conosciamo questa circolazione, a dimostrazione che siamo attenti. L'ha già detto, esattamente le stesse parole. Altra domanda. In quel verbale si faceva riferimento a una collocazione di quei soggetti in un'ottica politica giudiziaria garantista contro il pericolo di una deriva giustizialista, ripeto le parole del corpo del reato. Le chiedo, anche rispetto a questo, lei per ragioni del suo ufficio, del suo lavoro, nel 2012 fu oggetto di attenzioni
del Consiglio Superiore della Magistratura, quali furono le posizioni della magistratura associata in quell'occasione, chi fu il suo difensore al Consiglio Superiore della Magistratura e qual era, ma solo in sintesi, la vicenda della quale si trattava. Altra domanda non ammessa, solo una: chi era il difensore? Chi era il suo difensore? Il dottore Sebastiano Ardita. Ecco, lo immaginavo dal tipo di domanda. Questa è l'unica, credo, che dimostra appunto che avete avuto un rapporto solido e duraturo nel tempo. Avete avuto. Ma sa, non ci vedevamo da molto tempo. Poi il dottor Ardita, ricordo che veniva indicato sempre, ma come addirittura giustizialista, no? Sì. Quindi sì. Proprio per le posizioni assunte anche in quella occasione pubblica, sì, all'Associazione Nazionale Magistrati. Perfetto. Rispetto però il fatto alla vicenda del 2012 adesso non ci interessa. No, però sappiamo che è esattamente il periodo oggetto di quei verbali, Presidente. Sì. Ma io ho già detto che della Loggia Ungheria non voglio parlare, l'ho già detto, non, qui non si parla della Loggia Ungheria. No, non le ho detto che voglio parlare di... Dobbiamo solo parlare della divulgazione di quei verbali, a prescindere dal contenuto. E dei motivi della divulgazione. Sì, e i motivi della divulgazione. Appunto, di una cosa che diceva cose, sì, percepibili da chiunque. Questo era il motivo della domanda. Grazie, certo. Dottore, ho terminato. Benissimo.